Pavia, fondata dai Romani nell'89 a.C. col nome di Ticinum, prese il nome dal fiume che la collegava ai grandi centri abitati lungo il Po ed i suoi affluenti. Sotto Augusto venne costruito un ponte che collegava le due rive. Di questo è ancora visibile un pilone centrale quando le acque del fiume sono basse. Nel 1351, sui resti del ponte romano, ne venne costruito un altro, che nel settembre del 1944 fu in parte distrutto dai bombardamenti americani. Nel 1948 il Ministero dei Lavori Pubblici decise di demolirlo, temendo che l'intero ponte potesse crollare, e l'anno seguente iniziò la costruzione dell'odierno Ponte Coperto, che venne completato ed inaugurato nel 1951. Costruito più a valle rispetto al ponte trecentesco, la sua lunghezza è di 216 metri ed è più alto e più largo rispetto a quello medievale. «Ho spesso pensato a quel bel ponte di Pavia», scriveva Albert Einstein ad un'amica. Aveva infatti vissuto un anno in questa città, tra i 16 e i 17 anni di età, al seguito della propria famiglia. Attraversato il ponte si arriva a Borgo Ticino, che fu anch'esso martoriato durante la Seconda Guerra Mondiale dai bombardamenti fuori bersaglio di americani e francesi. Le case di diversi colori richiamano alla mente i villaggi dei pescatori, ed in effetti questa era una delle attività degli uomini del borgo. Essi inoltre cavavano ghiaia e sabbia dal fiume, che veniva poi portata ai cantieri di Pavia. Le donne invece lavavano i panni per le famiglie abbienti. Sia con la calura estiva sia con il gelo invernale li sciacquavano sulle rive del fiume sin dalle prime luci dell'alba. Era un lavoro duro e faticoso, un po' alleviato dalle chiacchiere dai pettegolezzi. Una delle vittime di tali pettegolezzi era un certo signor Bergonzi, un imprenditore lavandaio che dopo aver accumulato un po' di denaro riuscì a costruirsi una casa. Pare però che per farlo avesse contratto debiti e le lavandaie, ridendo, dicevano che la sua casa avesse le ruote e che per questo motivo, un giorno o l'altro, i creditori se la sarebbero portata via. Il signor Bergonzi, stanco delle continue prese in giro, fece aggiungere alla facciata della sua casa un viso di donna con una lunga lingua di fuori. La linguacciona è ancora lì, rivolta a tutti quelli che amano sparlare degli altri.